cerchiamo di avere tutela della nostra salute e quella della comunità. Noi siamo veramente preoccupati per questo. Chiudiamo questa settimana in zona bianca, quindi Veneto resta bianco. Però ragazzi, non sai che c'è scritto su uno dei 10 comandamenti scritto su, scolpito sulla pietra. Se continuiamo ad andare avanti così, insomma, fra qualche settimana magari qualche diciamo, viraggio di colore potrebbe anche accadere. Peggiorano anche questa settimana tutti gli indici della pandemia in Veneto, lo spiega il governatore Zaia, che racconta i numeri con grande preoccupazione. L'incidenza del virus è salita a 75,3 infetti ogni 100.000 abitanti, l'RT ha raggiunto quota 1,1, ma a preoccupare sono i posti occupati in terapia intensiva, dove sono ricoverati 45 pazienti Covid, che si aggiungono ai 356 non Covid. È vero che non abbiamo i 1.000 posti, ma è anche vero che per gestirli bisogna cominciare a drenare personale iperspecializzato dei reparti. E togliamo sanità a chi ne ha diritto, che sono gli oncologici, fragili, tutti coloro che hanno bisogno di screening, eccetera, dei quali nessuno parla. In totale è al 3% l'occupazione degli ospedali veneti. Continua a difendere la volontarietà della vaccinazione, presidente Zaia, che ribadisce il diritto a protestare, ma con civiltà, e racconta i dati di uno studio epidemiologico fatto dalla regione. I non vaccinati che si sono infettati sono 175,8 su 100.000 abitanti. 175,8 persone ogni 100.000 abitanti non vaccinati si sono infettati. I vaccinati 36,1. Cosa vuol dire? Vuol dire che solo per un conto della spesa della signora Maria, essere non vaccinato in questi ultimi 15 giorni ha significato quasi 6 volte in più la percentuale di infezione. O meglio, essere vaccinato significa avere l'80% delle possibilità in meno di infettarsi. Questi sono i numeri.